Pronti? Ciao amici del Tempio, ciao a tutti. Oggi vi voglio presentare tre partner essenziali che devono essere sempre all'interno di un buon dojo di karate. Makiwara, Saccone e Pao, detti anche colpitori, ok? Seguitemi. Allora ragazzi, primo partner ufficiale che bisogna sempre comunque avere all'interno di un buon dojo di karate è il buon vecchio Makiwara. Makiwara è un attrezzo essenziale nella pratica del karate. Questo è uno dei miei Makiwara, io ho 7 postazioni all'interno e 7 postazioni all'esterno del dojo. Questo è un Makiwara che ho costruito io, tra l'altro trovate in descrizione il link per la costruzione. È un video carino che ho fatto come costruire un Makiwara in 5 minuti con 5 euro, guardatelo in descrizione, è fantastico. Il Makiwara è essenziale nella pratica del karate perché perfeziona la precisione, il kimè, la potenza, è un po' un allenamento statico, ma muovendosi in certi particolari modi diventa anche abbastanza dinamico. Questo è un Makiwara che ho fatto io, ci ho messo una protezione che ho comprato alla Shuredo nel mio ultimo viaggio ad Okinawa. Questo diciamo che è il primo attrezzo essenziale all'interno di un buon dojo di karate. Un altro attrezzo indispensabile all'interno di un dojo è il buon vecchio saccone. Tanti pensano che sia un attrezzo solo per chi pratica box, kickboxing, full contact, eccetera, cioè discipline dove necessitano di guantone. Non c'è niente di più falso, perché il sacco è un ottimo allenamento anche per il karate. Non importa se sia di pelle, di PVC, non ha importanza, l'importante è che sia abbastanza pesante, specialmente se lo usano gli adulti, e è un ottimo allenamento con il quale ci si può sbizzarrire con qualsiasi tecnica. Siccome ha un grande margine di errore, perché la superficie è molto grossa rispetto al Makiwara, dove non ci si può assolutissimamente sbagliare, qua, siccome è molto grosso, potete provare anche delle tecniche nuove, azzardare delle cose che magari non siete molto sicuri, perché comunque vada, qualcosa colpite sempre. È eccezionale per il fiato, per la costanza, la mobilità, si può usare coi guanti da sacco, a mani nude, potete provare qualsiasi tecnica anche di shuto, di nukite, di piede, qualsiasi cose, di gomiti, eccetera eccetera, e secondo me in un dojo di karate è un elemento essenziale. Io ho più di 2 postazioni, addirittura le ho anche fuori quando ci si allena d'estate, e secondo me il saccone è un ottimo attrezzo per voi karateka. Ultimi, ma non per importanza, i classici Pao, detti anche colpitori. Questi sono fondamentali, a mio avviso, per un buon allenamento in coppia, per fare uno sparring partner col vostro amico in palestra. Mossi in maniera molto libera, potete veramente allenare un buon kumite. Non hanno uno spazio estremamente largo, quindi anche qua ci vuole una buona giusta dose di precisione. Li muovete in maniera veloce, alto, basso, quindi otsuki, jakutsuki, magerima, washu, Rama Wash, qualsiasi cosa che volete fare col vostro amico che si muove, il vostro istruttore, il vostro insegnante, e secondo me è un ottimo attrezzo, un ottimo partner per fare degli ottimi allenamenti di karate. Quindi è essenziale anche questo all'interno del dojo, la loro presenza. Amici del Tempio, siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Buon saccone, dei buoni Pao, buon Makiwara, sono i tre, diciamo, secondo me, partner. Poi c'è anche qualcos'altro, però insomma questi sono essenziali all'interno di un buon dojo per fare degli ottimi allenamenti. Io vi consiglio di attrezzarvi se non li avete, in qualsiasi modo, ma attrezzatevi, perché è indispensabile avere questi tre partner. Si possono fare delle bellissime lezioni, magari un gruppo lo mettete ai sacconi, un gruppo ai Makiwara, due amici che magari si fanno un po' risparmio in partner con questi, e vengono delle bellissime delle lezioni, come io faccio spesso così con i miei ragazzi. Quindi mi raccomando, Makiwara, colpitori, saccone, il trio vincente. Iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere, scrivete nei commenti. Un saluto e un ciao ciao dal Tempio Massimo.